Tirana Film Festival nasce 11 anni fa in mancanza totale di una presenza di un festival in Albania e nasce come un festival di cortometraggio. Dopo essere stato varie volte in numerosi festival personalmente, ho capito che c'era necessità di creare anche in Albania un festival in modo di aiutare giovani che facevano i film per presentare per primo in Albania magari il film, visto difficoltà del momento finanziarie e dal punto di vista burocratico, perché a quell'epoca in Albania non era possibile muoversi senza visto. Quindi abbiamo pensato di portare gli altri in Albania invece di andare noi. Dal 2009 si è inserito il lungometraggio nel nostro festival. Praticamente credo che il festival ha avuto una dimensione notevole per le possibilità che noi abbiamo, partendo anche dal fatto che i film che arrivano sono numerosi da tanti paesi del mondo, il che per noi è già una consolidazione della posizione del festival, ma anche una crescita. In Albania esistono due scuole di cinema, una privata e una pubblica, che sono aperte un paio d'anni fa e quindi c'è un richiamo a una generazione nuova. Si è messo in moto un nuovo desiderio dei giovani per entrare in questo mondo del cinema. Nel frattempo funziona il Centro Nazionale Cinematografico, che è un ente che si occupa del sviluppo cinematografico, ha un budget, non è un budget grande, però è un budget che permette di realizzare uno, due, tre film, lungometraggi e un po' di corti, secondo disponibilità del budget annuale. È abbastanza difficile, per la verità, di organizzare un festival di queste dimensioni, perché da una parte sta la crisi. Il che io lo vedo come un giustificamento perfetto delle istituzioni per abbassare tutto budget, tutto quanto è necessario per sviluppare una vita normale e culturale in un paese. D'altra parte poi è difficile perché con le nostre risorse umane e finanziarie non riusciamo a rispondere a tutte le esigenze che nascono da un'impresa tale. Siamo poche persone, tutti volontari, quindi cerchiamo di tenere come peso, un peso che sarebbe meglio distribuito in tante persone e nelle strutture adeguate. Ci sforziamo perché vogliamo sensibilizzare istituzioni per necessità di queste presenze nel mondo del spettacolo, ma non spettacolo per spettacolo, è un spettacolo che è informazione e formazione. A questo sono serviti tanti film che abbiamo portato, ma anche workshop che stiamo cercando di organizzare per prima volta, dove si sente magari mancanza di organizzazione, si sentono anche difficoltà di vario tipo. Però l'importante è che noi puntiamo su questa direzione di cercare di creare anche formazione dentro al festival. Il festival dura 9 giorni, durante questi giorni c'è possibilità di vedere film, ma c'è possibilità anche di fare un film. Abbiamo aperto un richiamo per i giovani studenti di poter realizzare un film durante il festival e poter trasmettere gli ultimi giorni del festival. Abbiamo potuto sensibilizzare tre agenzie pubblicitarie che sono agenzie più importanti forse nel paese, ma per prima volta che si avvicinano al mondo cinematografico. È un bene per loro, è un bene per il contributo che danno per i giovani in modo di supportare questo tipo di iniziativa. Io sono Ilir Butka, direttore di Tirana International Film Festival e faccio un bel saluto per tutti i fans del Movirama che sono venuti qua al festival a presentare il vostro lavoro e il vostro contributo. Grazie mille.